Siamo qui con Simone Binismaghi, vice direttore generale di Arca. Dottor Binismaghi, la vostra società è molto presente sul mercato di una nuova categoria di prodotti finanziari che ha debuttato nel 2017, i PIR, i piani individuali di risparmio. Ecco, possiamo spiegare ai nostri ascoltatori che cosa sono i PIR? Certo, prendendo esempio da quello che è già avvenuto in Francia e in Inghilterra, la legge di stabilità 2017 ha introdotto i piani individuali di risparmio. Cosa sono questi piani individuali di risparmio? Sono dei contenitori fiscali che possono essere sottoscritti unicamente da persone fisiche e alla quale c'è una agevolazione fiscale se gli investimenti seguono certi criteri. I criteri degli investimenti devono essere che il 70% almeno degli investimenti avvenga in strumenti finanziari emesse da società italiane. Strumenti finanziari si intende naturalmente azioni o obbligazioni. Questo 70% deve essere quindi investito in aziende italiane e c'è un altro criterio che è che una parte di questo 70%, quindi il 30%, che vuol dire il 21% del totale, debba essere investito in società che non sono presenti nell'indice FTSE MIB Italia, cioè l'indice principale. Quindi una parte degli investimenti deve essere fatto anche su società italiane presenti su altri mercati finanziari. Grazie, dottor Binismaghi. Grazie a voi.